Amici di Realtime TV, oggi siamo ospiti al Play Sound di Milano e abbiamo due ospiti, Simone Di Matteo e Andrea Crimi. Andrea Crimi è un cantante, Simone Di Matteo è uno scrittore, ma c'è una storia lunga. Mi conoscono per la mia partecipazione a Pechino Express e come l'irriverente, che è quel personaggio con cui io puntualmente ogni settimana punzecchio, appunto, bastoni. Sì. Ecco, ma siamo qui per presentare un concept album che è tratto da un tuo libro, sì, giusto? L'amore dietro ogni cosa. Ecco, Andrea, hai musicato sì, i brani? Sì, posso dire che questa cosa è nata in maniera del tutto naturale, ha seguito una linea naturale e si è evoluta in questo modo. Questi capitoli, che poi erano capitoli, sono diventati musica e posso dire adesso assolutamente di sì, che sono canzoni. È una cosa particolare, direi, Simone. Beh, diciamo che è una cosa che non è mai successa al mondo, perché nonostante vi sia un ottimo rapporto tra la letteratura e la musica, è la prima volta che un libro diviene interamente un concept album. È un lavoro che è iniziato nel 2016 per me, insieme al paroliere Simone Pozzati. Ho canzonato proprio, canzonato, credo, aiutami, perché lo sai che non è il mio mondo quello della musica, rende l'idea. Ho canzonato ogni racconto del libro e quindi ad ogni racconto corrisponde una canzone e che è fedele naturalmente la canzone a quello che è il racconto, quindi l'opera prima, e ho deciso anche di iscrivermi al Guinness Record World perché mi sembra giusto. È nato tutto un po', come diceva Andrea, in modo naturale, ma io naturalmente non è che l'ho tirato fuori dall'uovo di Pasqua, Andrea, ho fatto un'attenta ricerca e analisi, certo. e ho scoperto un talento veramente che non vedo l'ora di farlo ascoltare a tutti, perché è un ragazzo, ha intanto una vocalità pazzesca, se posso permettermi di dirlo, e poi ha una forza interpretativa che ricorda proprio i grandi della musica, e per un lavoro che per me è grande, perché questo è un libro che viene da un premio. Ecco, facciamolo vedere innanzitutto il libro, eccolo qui, poi lo passa in sovraimpressione. Comunque questo è il libro di cui parliamo. Sì. E quindi il genere musicale è un indie. E devo dire, va per la maggiore in questo periodo storico. L'indie sta spopolando tantissimo. Infatti, noi abbiamo cavalcato un'onda che era già lì e ci stava aspettando. Io sono sicuro che al pubblico piacerà, perché il pubblico già è predisposto all'indie. Ragazzi, i miei coetanei ascolto, mi guardo attorno e vedo che l'indie effettivamente piace. Ecco, tantissimo. Il brano si chiama Annie, il nome leggero, sì. Ho detto bene? Sì, e viene proprio dal capitolo di Simone Anna, che ha fatto un lavoro esemplare. È un libro da cui si evincono dei racconti, e questa cosa ricorda molto i grandi cantautori, sì. Infatti noi vogliamo omaggiare i cantautori stessi non sveliamo troppo, certo. Ecco, adesso la prima che avete ascoltato già, perché è uscita il 12, è proprio Anna, esatto. E per l'etichetta, poi, anzi, io tengo veramente a precisare che non mi aspettavo di trovare Pippo Landro, che tu conoscerai benissimo, l'etichetta New Music International, certo, che ha abbracciato insieme alla figlia Monica Landro subito il progetto, e quindi ci ha dato un po' una corposità sia per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda Andrea, perché ha un contratto discografico, non ce l'aspettavamo, e quando uno non si aspetta delle cose e poi queste avvengono, è la soddisfazione credo più grande, ecco, almeno lo è stata per me, credo che Andrea in questo assolutamente, ecco, d'accordo. E ci tengo a dire che è un primato anche lì. Tantissima soddisfazione, credo che si evinca già dalle parole di Simone, è qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente, perché è nato, ripeto, con naturalezza, e quando ci siamo trovati è stato intanto un piacere. Beh, collaborare, certo. Collaborare. E poi l'amicizia è nata nel mentre, diciamo la verità, è nata un po' come una cosa
ok, vediamo dove vogliamo arrivare, però quando ci siamo trovati c'era anche il piacere di lavorarci. Sì. E sono sicuro che Simone ha pensato infatti così. I brani poi sono venuti uno dietro l'altro, perché se pensi che il concept album ospita, per modo di dire, ospita 13 brani, perché 12 sono i racconti più c'è un brano che è quello che abbiamo, ecco, deciso. Il brano che è uscito adesso è il primo. È il primo. Gli altri seguiranno. Anticipa un po' questo brano, certo, il concept album. Però una delle canzoni, insomma, io e Andrea e anche l'editore abbiamo deciso di riservarla. Andrea, dillo tu, perché sei il cantante. Dove vogliamo puntare? Fatemi immaginare. Ma io passerei la palla di nuovo a te. No, vabbè, no, chiaramente Sanremo 2022. Sì. Sanremo è l'obiettivo più grande, credo, per ogni cantautore, cantante che si rispetti. Noi ci contiamo. Noi ci contiamo tanto. E quindi guai per le prossime selezioni, eh. Mi raccomando. E bisogna chiedere a Amadeus se sarà ancora lui. Amadeus, se ci sei tu, mi raccomando, fatti contagiare anche un po' dall'amore dietro ogni cosa, perché ne vale veramente la pena. Eccolo qua. Bene, parliamo un attimino della tua carriera, la tua precedente, sì. Hai fatto degli altri brani, altri dischi, quindi... Sì, io vengo da un disco autoprodotto, da un'esperienza sanremese che mi ha appunto portato ad avvicinarmi appunto a quello che era un percorso discografico, e da lì posso dire che con Simone ci siamo conosciuti su quel frangente lì, perché lui stava cercando appunto qualcuno che traducesse, desse un senso musicale, in termini musicali. Io cercavo proprio una voce per le mie storie, l'ho trovata in Andrea. E contento l'autore. Sì, beh. Assolutamente, siamo orgogliosi, diciamo, di quello che si è creato, perché non ce l'aspettavamo, come forse le cose più belle. Io sono convinto che le cose più belle nascono naturalmente, nascono così da un percorso inaspettato, da situazioni inaspettate. Ecco, vogliamo dire dove lo possiamo trovare questo disco innanzitutto? Immagino sui vari social, no? Beh, sarà anche su tutti i digital store dal 12, sì. Credo che sia già uscito, no? Quindi sì, è uscito. Correte ad ascoltarlo, lo trovate su Spotify, su sperando anche in qualche esibizione live, Covid permettendo. Sì, siamo speranzosi. Ecco, per chiudere questa piccola chiacchierata, vorrei chiedere a Simone, sì, mettiti nei panni dell'irriverente, cosa vorresti dire di lui, di Andrea? Beh, che si, ma no. Ruota risparmiamelo, ruota, ti prego, no, risparmiamelo. No, Andrea, dillo, guarda, vai. Devo dire la verità, Andrea ha un talento innato, e irriverentemente non potrei dire niente. Mi auguro veramente, intanto ti ringrazio Maurizio, perché questa è la seconda volta che ospiti un mio progetto. L'altra volta abbiamo raccontato del libro No Maria Ioesco, certo. Quest'anno insomma è un prodotto che abbraccia quello che è anche un po' il tuo mondo, no? Che è il mondo della musica, che era un mondo molto estraneo a me, invece ecco oggi mi ci ritrovo un po' dentro e mi piace, però ecco, mi auguro veramente che Andrea possa arrivare a più persone possibile, perché credimi è veramente un grande talento, è una voce che ricorda, l'ho detto prima ma lo ribadisco, i grandi della musica. Amici, mi raccomando, andiamo ad ascoltare questo brano e i brani che seguiranno. Quindi facciamo un in bocca al lupo ad Andrea Crimi. Grazie. Facciamolo anche all'irriverente, che non ne ha bisogno, però facciamolo. Amici di Real Team TV, un saluto.